Ciao maestro Tazzani. Ciao Yumi. Come sta? Tutto bene? Bene, bene, tu? Bene, dai. Ho letto delle sue interviste, le ho anche viste sui social, sui giornali. Sì, ne ho viste tante. Sì, mi sono piaciute un sacco. Ed ecco perché, siccome qui al Tozai abbiamo fatto tantissimi video di me e Yuri, ma anche ancora l'intervista ufficiale del maestro Tozai. Ah, a me? Eh sì, è disponibile oggi per un'intervista insieme a noi. Ci sto, ci sto. Perfetto. Tocca a me. Ok. Iniziamo. Iniziamo, dai. Bene, maestro Tozai. Bene. Allora, lei è un maestro di cucina giapponese, giusto? Mi dai dire tu. Sì, sì, ma certo, ovvio, la previsione. Comunque, cosa vuol dire anche maestro di cucina giapponese? Io sono anche il maestro di cucina. Soprattutto sono il fondatore e titolare del Centro Tozai. Ah, interessante. Ma vogliamo spiegare anche agli amici a casa che ascoltano, che guardano anche questo video per la prima volta, che cos'è il Centro Tozai? Dunque, Tozai è nato 19 anni fa, non mi ricordo, 19 anni fa, come un'associazione per scambio culturale tra Italia e Giappone. E abbiamo fatto tante feste, cene per conoscerci. Noi giapponesi vogliamo conoscere gli italiani vogliono conoscere noi giapponesi. Ok. Così via. Ok. Però è nato un'attività. Sì. Un'attività e di centro per tante cose, a 360 gradi. Per esempio, corso di cucina che io insegno direttamente, corsi di lingua, corsi di manga, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non solo un centro culturale, attualmente si fanno anche dei corsi. Tutto del Giappone. Ah, ok, perfetto. Ti interessa? Sì, sì, un sacco. Ma rimanendo in tema alla cucina, siccome io adoro tantissimo la cucina giapponese. Davvero? Sì. Volevo sapere che piatti insegni durante questo corso di cucina giapponese. Dunque, il tipico piatto giapponese è il sushi. Che no? Buono il sushi. Sushi. E ci sono tanti altri piatti che vogliono imparare a mangiarlo. Per esempio, a me personalmente mi piace ramen, insegniamo anche quello. Ah, per esempio, okonomiyaki, conosci come pizza giapponese o frittata giapponese? Ah, no? Interessante. Sì, interessante. E gyoza, ravioli, no? Sì. E tante cose. Che altro onigiri, c'è? Onigiri anche, per esempio. Onigiri, sì. Così. Ah, carini. Non è quello vero, eh? Ovviamente, ovviamente qui non abbiamo le cose vere per ora, però l'onigiri è interessante, sì, sono tutti piatti molto interessanti, ma qual è il suo piatto preferito in assoluto? Te l'ho detto, rame. Sì. Wow, signori, frequentare un corso di cucina giapponese con il maestro Tozai deve essere un'esperienza veramente interessante. Maestro Tozai, volevo farle una domanda. Ok. Allora, sicuramente questa domanda se la faranno in molti, ma che differenza c'è tra la cucina giapponese e la cucina italiana? Dunque, prima di tutto sono simili che voi mangiate pasta asciutta sul piatto, no? E sugo sopra con forchetta. Noi mangiamo anche la pasta e noodle, no? In zuppa, piatto in zuppa e poi con bacchette, così, no? Sì, ramen, soba, udon. Quindi queste cose, sì, tante cose sono simili. E mangiamo anche riso, e anche voi mangiate risotto, per esempio, no? Ma grande differenza è che voi mangiate meno pesce, invece noi mangiamo tanto pesce. Voi mangiate più la carne. Sì, paese diverso, giustamente, sì, è vero. Voi mangiate molto, molto più pesce. Per esempio, anche per condimenti, voi usate olio d'oliva, e pomodoro, no? Queste cose sono base di cucina italiana e noi mangiamo piatti con un condimento di alghe, pesce, di salsa di soia e quindi un po' di... gli elementi più, diciamo, del mare, quello che dona il mare. Sì. Perfetto. Maestro
dai, torniamo un po' indietro nel tempo. Che ne dici? Bene, quanti anni torno indietro? Tanti anni. Quando sono nato? Più o meno. Partiamo dal fatto del perché sei venuto in Italia e come mai? Cos'è che ti ha appassionato? Dunque, sono arrivato in Europa nel 88 e siccome avevo già licenza di cuoco, e ho pensato di diffondere l'arte culinaria giapponese a estero. Poi ho pensato dove andare nel mondo, no? E siccome sono appassionato anche dell'antica Roma, e quindi quella zona mi piace, per esempio la Spagna, l'Italia. Infatti sono stato anche in Spagna, sono arrivato in Europa nell'88, poi con la valigia nello zaino ho fatto un po' giro, no? E quindi ho girato in Spagna anche in Italia. Nel 90 sono arrivato in Italia, poi sono rimasto sempre qua. Però avevo già idea di fondare un'attività come questo. Infatti dopo 10 anni che sono arrivato in Italia ho aperto un'associazione. Questo è Tozai. Allora, maestro Tozai, dimmi. Qual è la prima attività nata al centro Tozai? Dunque, prima di tutto ti spiego perché si chiama Tozai, no? Vuol dire est-ovest, est vuol dire il Giappone, no? Il paese che c'è in Oriente. Sì. Zai, Tozai, Zai è occidente, quindi Italia. Ah. Quindi, quando è nata Tozai come associazione, abbiamo fatto tanti incontri, no? E incontri, cene, feste, e quindi lo scopo è lo scambio culturale, quindi italiani per conoscere i giapponesi, giapponesi che conoscono gli italiani. Beh. Sono nate tante coppie, sono sposate, sono nate tante amicizie, poi qualcuno, mi piace, poi ha fatto amicizia e è andato in Giappone. No? Ah, bello, così, proprio un vero e proprio scambio culturale. Esatto. Poi nel frattempo sono nate, sono arrivate richieste. Senti maestro, fai corso di lingua. Infatti corso di lingua è la prima cosa che abbiamo cominciato. E poi dopo anche il corso di cucina. Questi due corsi sono abbiamo fatto tanti anni. E poi abbiamo aggiunto anche un altro corso di manga. Quindi questi sono i tre pilastri del Tozai. Esatto, ma ci sono tante altre cose, origami, solo, però tre cose sono più importanti. Chi può frequentare questi corsi? Tutti, tutti sono appassionati. Quindi senza età, da 10 anni, anche fino a 60 anni, 70 anni, qualsiasi cosa si può fare. Maestro Tozai, dimmi. Concludendo, ci siamo spostati in quest'aula. Quest'aula di solito noi, io e Yuri, la usiamo per i video di YouTube, ma in realtà l'utilizzo di quest'aula è un altro. Il principale utilizzo è il corso di manga, giusto? Esatto, corso di manga. Dato che adesso non parleremo esattamente del corso di manga, volevo farti una domanda. Dimmi. Di solito quando veniamo qua io e Yuri vediamo sempre un ragazzo gironzolare, lavorare qui. Questo ragazzo chi è? Ah, Luca. Sì. Luca è mio socio. Ah. Amico, e conosco da 15 anni ormai. Ah, quindi sono tanti tanti anni che vi conoscete. Già. Di cosa si occupa lui qui al centro? Lui è appassionato di manga, siamo conosciuti quando facevo io un corso di giapponese, e quindi è lui che ha organizzato corsi di manga e se ne occupa di questo. Ah, bene, bene. Quindi concludendo direi che Luca collabora con te. Esatto. Siete in due che collaborate. Proprio prossimi video del canale Tozai. E sarà intervista a Luca. Ah. E intervista a Yumi. Ah, bene, bene. Concludendo questi
un'intervista esclusiva Maestro Dozai, che non è mai stata fatta su nessun canale del Dozai. Cosa possiamo dire? Facciamo un saluto ai nostri amici a casa. Infatti, ragazzi, venite qua, salutiamo i nostri amici. Ciao ragazzi! Ciao. A presto, vi aspettiamo qua. Qui è Dozai!